just wanna link the game. I got red, I got blue, what you want? The Chanel, the Balenciaga, Louis Vuitton. Benvenuti a Shanghai, in Cina, per quella che si preannuncia una fantastica sessione di qualifiche. Nelle ultime stagioni si è parlato molto dell'usura delle gomme. Alcuni dicono che ostacolino la gara, per altri che fa parte del gioco. Allora, domanda, i piloti avranno cura dei loro pneumatici o abbandoneranno ogni cautela e se ne preoccuperanno solo quando si presenterà il problema? Il consumo delle gomme è sempre un fattore importante da tenere in considerazione. Quindi serve un buon bilanciamento. Il lavoro più grosso sarà cercare un equilibrio invece che concentrarsi su un singolo aspetto. D'altra parte, alcuni circuiti, tra cui anche questo, sono più impegnativi di altri. In base alla strategia e alla competizione con gli avversari, bisognerà decidere fino a che punto spingere. Siamo pronti per lo spettacolo della Formula 1. È il momento del Gran Premio di Cina qui a Shanghai. Le 16 curve possono rivelarsi particolarmente pericolose qui a Shanghai, specialmente lungo la curva 1 full gas, e viene raggiunta la velocità di circa 320 km orari prima di iniziare la zona di frenata. È quasi ora di scendere in pista per l'inizio della gara, ma prima, Luca Filippi, volevo sapere che tipo di strategia ti aspetti per il grande evento di oggi. Prima della gara, piloti e scuderie devono tenere conto di svariati fattori. La gestione degli pneumatici, il carburante, il sistema ARS, e la lista potrebbe continuare. Ma credo che oggi sarà fondamentale la strategia del cambio gomme. Le soste anticipate comportano il rischio di doversi fermare una seconda volta. Ritardare l'ingresso ai box, al contrario, significa correre gran parte della gara in condizioni di svantaggio. Diamo un'occhiata alle posizioni sulla griglia di partenza. Lewis Hamilton parte dalla pole position e al suo fianco in seconda posizione c'è Sebastian Vettel. Quindi il resto della griglia. Leclerc, Verstappen, Valtteri Bottas e Albon, Perez, Hülkenberg, Gasly e Lando Norris, Ricciardo, Magnussen, Kimi Raikkonen e Stroll, Grosjean, Kvyat, Carlos Sainz e Antonio Giovinazzi, Russell. Infine Robert Kubica, relegato all'ultimo posto. È quasi il momento di accendere i motori. Si scende in pista. Bella a tutti ragazzi, benvenuti qua sul mio canale e oggi siamo qui in Cina. Partiamo tra l'altro una qualifica molto molto brutta, possiamo dire, perché nel curvone che si appoggia a destra è andato molto male, è stato lungo. Forse non so se sono stato io a sbagliare l'ingresso e poi l'uscita o è proprio il setup. Comunque oggi siamo in Cina e proveremo a vincere anche oggi. Come avete visto, siamo qui, siamo a lottare per il campionato con Charles Leclerc
Ora siamo nel giro di formazione. Vorrei dirvi due cose, che uno, se sto giocando senza assetti, sto giocando con quelli predefiniti, senza farm, senza riavessi. E due, Hamilton a difficoltà 110 è troppo mostro, ragazzi. Troppo mostro. Nella prima gara a Melbourne avevo corso da dilettanti per vedere come la difficoltà, ed era molto scandalosa, mentre ora il 110% è veramente tosta, ragazzi. Veramente tosta. Partiamo in pole position, c'è Lewis Hamilton, i secondi c'è Sebastian Vettel, siamo noi, c'è Charles Leclerc in terza posizione, e a seguire Verstappen. L'unica cosa è che ho paura di Verstappen. Verstappen potrebbe darci veramente, veramente noia, ragazzi. E come sappiamo tutti, Verstappen è uno che se trova spazio lui si infila. Comunque dai, siamo pronti per partire, andiamo nella griglia di partenza, ci posizioniamo e facciamo vedere a sti nabbi di piloti chi comanda. Vediamo bene le gomme. Attenzione, si fa sentire, ragazzi, attenzione. Tieni d'occhio i semafori, la sequenza di partenza comincerà non appena tutti saranno sulla griglia. Tieniti pronto con la frizione. Ok, pronti? Dai che si parte. 1, 2, 3, 4, 5, strumento del semaforo, parte il Gran Premio di Cina, via! Siamo partiti molto bene, molto bene. Siamo su tutte le cose. Ah, Verstappen. Verstappen all'interno, attenzione a Verstappen. Attenzione anche ad Albon. Perez ancora, lui all'interno. Attenzione che dobbiamo restare un po' che dopo si trasforma all'interno. Andiamo larghi, contatto tra Albon e Perez. Andiamo alla ricerca di Verstappen. Mamma mia, tanto Sebastian Vettel attacca Lewis Hamilton. Aia, Lewis Hamilton traziona non bene, di più. Ottima trazione della Mercedes. Occhio, queste esse molto veloci, che molto lungo sono andate. Però dai, abbiamo stretto bene. Larghino. Non dobbiamo perdere la testa, non dobbiamo perdere. Dai cazzo. Curvone a destra. Esterno, troppo esterno sono andato. Andrò lunghissimo. No, invece no. L'ho tenuto. Qui si raggiunge il 320 km orari, attenzione, 320 km orari. Attacchiamo 326 massimo. Beh, come limite di velocità è... Come top speed è buono, 327 km orari. Occhio, sta curva qui che si porta troppo esterno. Finiamo anche fuori dal cordolo. Ci stiamo avvicinando alla finestra del pit stop, monteremo gomme medie. Ok. Scagliamo fino ad arrivare in seconda e addirittura anche in prima. Qui ci potrebbe arrivare. Trazioniamo bene. Vai. Ragazzi, spaccatone, attenzione, ci potrebbe essere una lotta tra Verstappen e seguito di Hamilton. Questa fa scappetta. Ok, però ora in queste curve qua le S proviamo a tagliarla un pochino. Infatti, ottima. Addirittura la seconda siamo stati costretti a mettere. Di solito qui noi la facciamo in terza per non scivolare. Attenzione qui, questa S molto stretta, molto tecnica, che poi ti porta sul curvone di destra, di porta. Al limite, mamma mia. E tanto Sebastian Vettel e Verstappen si allontanano.
non attraziono bene quella curva lì, non attraziono. Attenzione, ci potrebbe essere lotta lì. Questo curvone sinistra, lunghissimo, lunghissimi. Di solito. Giro veloce. Attenzione, lotta, lotta, lotta. Verstappen esterno, attenzione. Guardiamo se attrazione bene, Verstappen. Uguale, siamo lì, siamo lì. Cioè, sono lì. Occhio a questa curva destra, mamma mia. Mamma mia come hanno frenato. Proviamo, proviamo. Col DRS che pazzi. Pazzi, siamo pazzi. Rientriamo in questo giro. Occhio, deve fare il giro più veloce, in questo giro. Quindi dai, Quinta, addirittura la quinta, inizio il curvone. E ora andiamo alla caccia del siluro Hamilton. Che gira a martello, gira, guardatelo. Ha fatto registrare due giri veloci, lui Hamilton, due giri veloci in quattro giri. Indemoniato, indemoniato. Andiamo a cargli col DRS. Cioè con l'ERS, col DRS. Sbagliata curva, sbagliata tantissimo. Dai che attrazioniamo bene, dai che attrazioniamo bene. Mi, dai che attrazioniamo mi. Oh, questa S scivola la macchina, scivola attraverso quella SF 90, attenzione. Lunghissimi, lunghissimi. E siamo lì con Verstappen. Siamo lì, attenzione dietro, se passa Vettel al DRS ci potrebbe superare, attenzione. Verstappen non ne aveva per superare. Attenzione, chiudiamo Verstappen, ma non lo chiudiamo del tutto. A box, box, box. Dritti. Entrata furibonda. Anzi, a cannone nel box. Dai, meccanici. Concentrati per il pit. Via. Oh, non parte, perché? Oh, vai, è partita. Via, tolto il pit limit. Via. È la seconda fase. Attenzione. Potremmo essere lì con Verstappen e Vettel. Potremmo essere lì. Attenzione. Ecco Vettel con Verstappen. Proviamo, 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 proviamo. Come on, come on, come on, come on. Boh, che infilata. Come li abbiamo infilati, ragazzi. Come li abbiamo infilati. Mamma mia. Ora andiamo a caccia di Lewis Hamilton. Sei all'ultimo giro. Niente ragazzi, ci ho provato con tutto il cuore. Ma non è andata bene, non è andata. Lewis Hamilton è indemoniato. Voleva vincere e ha vinto. A meno che non rompa ora nell'ultimo giro. Non si sa mai nelle corse automobilistiche. Un tiro e molla ha fatto Lewis Hamilton. Eravamo a 2 secondi, poi ho finito la benzina, ho finito anche l'ERS, devo recuperare e niente, lui ha cominciato a martellare di nuovo. Niente ragazzi, comunque noi siamo contenti. Ora secondo posto, andiamo, noi festeggiamo con Lewis Hamilton, andiamo così, tanto andiamo su Lewis Hamilton, l'uomo del giorno, eccolo qui. Veramente bravo oggi. Sentite il sound, puro sound della Mercedes. Eccolo, ultima curva per Lewis Hamilton, che la porterà sul rettilineo d'arrivo per festeggiare con i suoi compagni. Ecco Lewis Hamilton, e va a vincere Lewis Hamilton. Noi continuiamo in seconda posizione, un ottimo risultato, un ottimo risultato. È la fine della gara, ci vediamo nel palco chiuso. Un ottimo risultato, andiamo a fare i punti con Lewis Hamilton.
splendida prova della Mercedes che oggi conquista un'altra vittoria storica. Dimmi Luca, oggi in cosa si sono dimostrati superiori ai concorrenti? Penso che la maggior parte del risultato derivi dal temperamento. Ha mantenuto il controllo mentre tutti gli altri lo perdevano, il che gli ha consentito di ottenere il massimo dalla vettura, di massimizzare la strategia e di rimanere fuori dai guai. I piloti si avvicinano al podio dopo una gara che definirei fenomenale. Ancora una volta la vittoria aspetta le frecce d'argento, un successo meritatissimo per la Mercedes. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.